Ma dove mi hai portato, scusa? Lo dovrò assaggiare. Senti, io ti stavo dicendo, per favore, andiamo a sentire i Roventini e te non capivi. Alla fine ho detto, si va a sentire i Roventini. Scusa, domanda alla signora. Roventino, che roba l'è? A Pistoia è qui. Eccoci, Leonardo. Hai capito? Cioè, 40 km, 50 km... Oggi ce n'è anche 30, ma da noi si chiama il migliaccio. Allora, di cosa stiamo parlando però? Perfetto. Stiamo parlando di una sorta di crepe fatta con il sangue del maiale. Lo so, qualcuno a questa parola già sviene, però bisogna pensare alla tradizione di una volta, quando queste cose venivano fatte in strada, come ci sono ancora oggi i panini che vendono in Lampredotto, una volta si vendevano i roventini per strada. E guarda, guarda gli ingredienti, allora hai lo strutto e il sangue del maiale, la padella dove verranno cotti e poi alla fine ci puoi mettere, ora non c'è, eccolo qua, o il parmigiano o lo zucchero. Perfetto. È incredibile, questo aspetto veramente non esiste più, a Firenze non si trova, o almeno si trova rarissime volte ed è veramente difficile, quindi secondo me questa è una vera e propria rarità gastronomica, come si suol dire, in via d'estinzione. Ora qualcuno direbbe, ma io non siamo in via carratica più che in via d'estinzione, in via? In via carratica, perché basta fare 30 km e la trovate nella nostra storica norcineria. Cioè non... No, questo per me è stata una bella scoperta e mi ha fatto piacere, perché temevo veramente fosse un piatto oramai completamente dimenticato. Sapere lo si può trovare con una certa regolarità, beh, è l'indirizzo per tutti gli amanti delle frattaglie che hanno voglia di provare qualcosa che perché il centro dell'enogastronomia ormai è Pistoia, Leonardo. È inutile che tu vai a giro, oppure che l'Elena va in Giappone, chiedi se li mangia. Te li mangi? Non l'ho mai mangiato. Però senti, secondo me se viene una furgonata di giapponesi li mangiano anche loro. Io ci provo, vedi? All'apparenza potrebbe sembrare una crepe al cioccolato, vedi? E invece il sangue del maiale cotto dentro lo strutto, lo so, chi soffre di cuore dirà, ma come fai? È buonissimo, fidatevi, con un po' di formaggio per me è ancora meglio. A chi le piace il formaggio? Lo zucchero. Leonardo, scusa, io ho bisogno di fare lo scoop. Elena, bisogna che tu mi faccia vedere che lo assaggi e poi in diretta su Facebook. E dai, su! Coraggio! E dai! Ce l'ha fatta! Piano, meno male, via! Non penso proprio. Se non ci pensi, no, non ci devi pensare. Pensa che, non lo so, il sughetto della salsiccia ricotto, ecco, una cosa di questo genere. Insomma, il sangue non si sente, sono le spezie. Abbiamo passato la prova? Allora, migliaccio sì, detto anche da Elena Farinelli. Va bene, e lo trovate a Pistoia. Grazie.